Buonasera e ben ritrovati sul mio canale, nella mia cucina, o soprattutto benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Questa sera andremo a fare un piatto, ma non buono di più, con pochi ingredienti: zucca, lattuga e un trancetto di salmone. Ho preso mezzo salmone, l'ho sporzionato, diviso in tranci, congelato, tre ingredienti e tre accompagnamenti o condimenti: sale fino, olio extravergine d'oliva, buono mi raccomando, e pepe. Cosa andiamo a fare? Beh, lo vediamo adesso man mano, per cui partiamo dal salmone e poi dalla lattuga e poi con la zucca. Insomma, andiamo a vedere tutti i vari passaggi per fare un piatto veramente spettacolare. A dopo. Ok, la prima cosa che farò sarà quella di togliere la pelle da salmone. Ok, la pelle vado a dividerla in tre pezzi, 3-4 quelli che sono, perché con questa andremo a farci delle chips. Vediamo il passaggio successivo. Il secondo passaggio sarà quello di andare a ricavarci un po' di zucca, ne serve veramente poca. E la trattiamo come un melone, per cui due semini. E ve la buccia. Ok. E adesso passiamo alla lattuga per vedere un altro passaggio. Ok, zucca pronta, qualche foglia di lattuga ben lavata, mi raccomando, andiamo a tritarla. Ok, facciamo sbollentare per qualche minuto la lattuga, aggiungiamo un po' d'olio alla nostra zucca. Ora, all'incirca 10 minuti serviranno alla zucca e per gli stessi minuti andiamo a sbollentare la lattuga. La nostra insalata è pronta, la nostra lattuga. Cosa vado a fare? Vado a metterla in acqua e ghiaccio. Perché in acqua e ghiaccio? Per il colore, perché almeno preserva la clorofilla, che è quella che dà il colore alla nostra insalata. Ok, così non perde colore, e vado a travasare la mia zucca che ormai è pronta in un contenitore. Ok, fatto questo passaggio, adesso tocca al nostro salmone, che mettiamo nella padella in cui abbiamo cotto la zucca. Riaccendiamo il gas e andiamo a cuocerlo 5 minuti per lato. Ok, andiamo a frullare la nostra zucca. Perfetta. Ok, andiamo a girare il nostro salmone a fuoco basso in questo momento,
travasiamo intanto la nostra crema di zucca e vediamo il passaggio successivo. A dopo. Ok, adesso sul salmone l'ho girato, vado a mettergli un pizzico di sale. Mentre finisce a fuoco lento la parte sotto, cosa vado a fare? Vado a mettere la lattuga in un contenitore e vado a frullare. E la vado a mettere in un biberon. Ok, ora il salmone è pronto, salsa di lattuga, la crema di zucca è pronta, andiamo a comporre il nostro piatto. Ok, portiamo a 170 gradi un olio di semi. Per capire se è pronto per friggere basta immergere uno stuzzicadenti, se fa le bollicine intorno vuol dire che ci siamo. Andiamo a friggere appena appena le nostre chips. O meglio la pelle del salmone. Una, velocissimo, pochi secondi. Due, e tre. Tutti gli ingredienti sono pronti, andiamo al pass per l'impiattamento. Ok, disposto il nostro trancio di salmone sul piatto, andiamo a fare delle cannelle con la nostra zucca. E andiamo a disporle accanto al nostro salmone. Ok, adesso pratico delle piccole incisioni nel nostro salmone e vado a metterci le nostre chips. Il nostro piatto è pronto e quindi ci vediamo a tavola per la prova dell'assaggio. Ok, e andiamo a chiudere il piatto. La nostra salsa di lattuga un po' di pepe nero e una goccia di olio crudo. Il nostro piatto è pronto, andiamo ad assaggiarlo. E benvenuti a tavola con me per la prova dell'assaggio. Ora, questo salmone con la salsina, mamma mia, di zucca e la chips. Delirio, mamma mia, piatto ad altissimi livelli. Provatelo, fatemene sapere nei commenti cosa ne pensate. È veramente squisito e bello,
buono, saporito, insomma, provate anche questo piatto. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché YouTube, se non vede che il canale cresce, me lo affonda. E grazie invece di cuore a chi già lo ha fatto. E mettete anche la campanellina per non perdervi le prossime video figate o ricette. E seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram, TikTok, dove ci facciamo tante risate. Ragazzi, io vado a mangiarmi questo piatto strepitoso e vi auguro una buona serata, un buon appetito e alla prossima ricetta. Muah!